Buongiorno a tutti, agli amici di TB Strings, a Ubaldo, come sempre. Rieccomi qui a Cremona Mondo Musica dopo qualche annetto che mancavo dal 2015. Ho deciso di tornare a Cremona perché, vabbè, è il centro mondiale della liuteria italiana e io, essendo il liutaio piacentino ma di scuola cremonese, diciamo che è dovuto che io sia qua. Allora, sono tornato per presentare la coppia del cannone di Guarneri del Gesù, era il violino del Paganini. È una coppia a tutti gli effetti, che replica tutti i piccoli dettagli, tutto lo stocco della pece, l'usura delle punte, intensità del riccio del Guarneri del Gesù. Ho deciso di fare questo modello, che mi è stato commissionato da un negozio di Sydney molto importante, e soprattutto amo fare questo modello perché è il modello con cui mi sono diplomato 20 anni fa alla scuola di Cremona. Sono proprio praticamente il mio primo strumento che ho amato in tutto per tutto, il Guarneri del Gesù, e quindi sono stato molto molto contento di ripresentarlo 20 anni dopo, ovviamente migliore di quanto era 20 anni fa, con questa fiera. Inoltre ho anche preparato un modello Ansaldo Poggi. Questo Ansaldo Poggi mi lega particolarmente perché, essendo un esponente della liuteria emiliana, un altissimo esponente della liuteria emiliana, io piacentino sono emiliano e tengo molto alla liuteria emiliana. Questo è veramente un modello molto dolce, molto accattivante, sempre un violino per tutte le stagioni, diciamo. Ha diverse peculiarità, suono dolce, molto armonico, molto equilibrato, e ripeto, essendo emiliano, io emiliano amo fare i modelli Poggi come questo violoncello del 2015. Sono entrambi modelli Poggi, sono molto legato a questo tipo di liuteria e sono molto contento di presentarli qui a Cremona alla fiera di Mondo. Invito tutti a visitare il mio laboratorio a Piacenza, via Scalabrini 61, dove costruisco tutti i miei strumenti da solo, e dove ogni tanto anche qualche violino importante di alta liuteria che presenterò anche a Shanghai. Il mio sito web www.mazzottiviolin.com, mi trovate come Matteo Violin Maker Mazzotti su Facebook e su Instagram.